Ciao, sono Aldo. Oggi abbiamo raccolto i pomodori, quelli tondini, tondi, e abbiamo fatto i pomodori ripieni di riso cotti in forno. Ottimi! Si possono mangiare caldi, tiepidi, ma anche il giorno dopo, anzi, si insaporiscono ancora di più. Sono veramente eccezionali. Ingredienti. Pomodori rotondi ben maturi, riso, formaggio parmigiano grattugiato, basilico, olio e sale. Tagliare la calotta dei pomodori dalla parte del picciolo e svuotare i pomodori. Il riso deve essere un cucchiaio raso per pomodoro. Insieme al dentro dei pomodori, sale, olio, abbondante basilico e un po' di acqua. Cuocere il riso per circa 10 minuti. Dopodiché togliere il riso dal fuoco e amalgamarvi il formaggio. Condire i pomodori svuotati con sale e olio. Riempirli con il composto di riso e ricoprirli. Sistemateli in una pirofila con un po' di acqua oppure brodo vegetale. In forno a 180 gradi per circa 45-50 minuti. Si possono mangiare sia freddi che caldi. E buon appetito! Io mi mangio anche la parte di sopra, buonissima. Sono talmente morbidi che si possono tagliare senza coltello. Che sapore, buoni, buoni veramente. Ne voglio mangiare anche domani per sentire come hanno preso ancora più sapore. Buonissimi.